proviamoci questa alfa. Ah, un po' di alfa. Un po' di alfa devastata. Non ce la fa più. Tante di quelle legnate. Però possiamo subito dirigerci. Ah, c'è intanto una nuova auto most wanted da analizzare. C'è qualcuno dietro che suona. Adesso gli diamo una botta di vita. Ma ci teletrasportiamo velocemente per una gara da panico con un bel nitro esplosivo che esplode tutto, fa una botta di vita. Benissimo. Sono molto cattivi. Questo gioco non sembra, ma è impegnativo. Nemici stronzi, che più stronzi non può essere. Non ho mai visto della polizia, di solito non sono tanti. Ma qua in questo gioco è una cosa, qualcosa di vergognoso, di quanto scassa, di quanto resistente, di quanto di tutto. Nemici, una cosa assurda. Fanno di tutto per buttarti fuori. Di tutto. Non è... qualsiasi cagata ti può fottere, qualsiasi altro stronzo umano con i loro veicoli umani, traffico comune, che però sono veramente anche loro vergognosi, perché non si levano dai coglioni quando ti vedono arrivare e andare col tuo veicolo Zama. Fatemi dai maroni, carica bomba! Vai con nitrus! Ce li hai sempre attaccati al tubo! Ok! Ho abbassato una stessa al volume del motore, eh! Infatti inizialmente volevo far analizzare in maniera corposa il motorazzo. Qua facciamo gischi perché ogni cosa qua ti può inculare. Qualsiasi cosa. Dalle cabine telefoniche, quelle dure, quelle resistenti. Qua controlla, qua tira tutto. Qua il nitro è un po' carente, qua il nitro. No, 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 no! Cazzo, lo sapevo! Vedi, queste sono le solite ingiustizie. Guardali! Guardali! Incredibile, incredibile. È esattamente quello che per questo motivo qua è impegnativo. In qualsiasi momento può cadere qualsivoglia tipo di inculata. La cerchiamo di rimediare sempre. A volte tirano talmente tanto che... Bella. Ah, questa era difficile. Questa era difficile, ma però la macchina ha già il suo potenziume, c'ha, e quindi l'accelerazione Zama, quindi un po' di vantaggio sì. Questo qua invece aumenta un po' la resistenza e autogonfianti. Queste sono basilari, perché le cose chiodate della pula sono un devasto. Un devasto, un po' meno di controllo, però diciamo che ti salva, a volte ti salvano le chiappe. E poi il nitro esplosivo brucia un intero serbatoio, quindi anche questo da panico. Benissimo. E poi anche la scocca protezione dall'impatto toglie accelerazione, però un po' più di resistenza. Questa e questa. E come al solito quando vinci la gara che rallenti, no? Che subito da dietro arriva un'inculata come non avete mai provato. O anche non provato, nel senso metaforicamente, però diciamo provato nel metaforico. E quindi sì, possiamo analizzare una nuova auto, per una nuova, le modifichine no, la Bentley che non va un cazzo, perché pesa un pacco fuori strada, un macchinone, qua meno male, c'è la 4GT, vediamo la 4GT, meno accelerazione, dobbiamo fare qualcosa con la 4GT, salta in auto.
È il momento di procedere a alcuni eventi con la Ford GT. Adesso possiamo anche fare la super gara Most Wanted. Però eventualmente, prima di fare quella lì, vediamo, abbiamo delle gare con quest'altra macchina. E poi è bello perché, nel senso, trovi queste macchine, non le compri, le trovi in giro, puoi salirci sopra, poi spostamento automatizzato quando volete, eventi personalizzati per ogni veicolo, o quasi, i potenziamenti sono sempre quelli, purtroppo, nel senso che una gara nitro esplosivo scocca protezione impatto, scocca aerodinamica, marcia e corsa, sempre quello, più di così. Però intanto questo invece è medio, già andiamo sul medio con queste ambientazioni un po' strane, un aeroportino diroccato con ripieno di residui e manifestazioni natalizie con stellatura generica e luminescente. Direi ottimo. Possiamo partire. Ah, c'è anche il Bentley Massone. Una bella garetta. La fine. Cazzo, dove vado? No, ma dai, ma non è possibile. Guarda, mi capisci una minchia. Levatevi. Ah, ritorniamo per dentro. No, ma di nuovo. No, non è possibile. Ma quanto... No. Ma è ancora da selezionare come di qui. Non per riversare, per il mercato. Guarda che cagate! Cioè, gli avversari sono incredibili, cioè riescono a fare delle cose da paura. Arrivo io ovviamente. E che cazzo devo fare per tornare indietro? E queste sono le gare, questo è anche il tipo di difficoltà che qualcuno desidera. E lo troverà, signori, lo troverà. Lo troverà con certezza. Dai, però questo nitro ricarica. Levatevi dai maroni. Guarda quanto tempo perdo per quei cazzo di burroni, non cadere adesso qua, per favore. Avanti. E lì quando c'è lo sbigliamento. Lo sbigliamento lo fai bene. Grazie. Levati le maroni, levati da qua. Questo è lo spicchiamento. Qua c'è il curvone. Il curvone lo fai bene. Prendi la forza qua. Dai. Fai tantacisti qua. Olè. Prova a avere un buco di culo, guardate. Ma proprio con la parvenzina.